2015, la politica del domani torna come sempre in onda dalle 20.30 su Manfrina TV per presentarvi ancora le candidature, per parlare di politica e di Puglia del 2015. Come sapete, l'importantissima tornata elettorale sarà quella proprio per quanto riguarda le elezioni regionali del 31 maggio. Questa volta ospitiamo nel nostro salotto di Manfrina TV Gigi Damone, che è il candidato consigliere regionale con la prima lista di Michele Emiliano. Emiliano, sindaco di Puglia, buonasera da Damone. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto inquadriamo un po' il personaggio. Gigi Damone è un avvocato da San Severo e fa parte anche, diciamo, di una storica tradizione politica per quanto riguarda la famiglia, la tua famiglia. Tuo papà è Cecchino Damone, conosciutissimo. Adesso si conclude questo doppio mandato alla regione e adesso scende proprio il figlio di Cecchino Damone per una progettualità più ampia, l'amore per la politica. Cominciamo proprio da questo, perché poi si è sviluppato anche all'interno del territorio comunale, quello di San Severo. Sì, è chiaro che praticamente la mia esperienza politica nasce dall'infanzia. Sono politico di terza generazione, perché anche mio nonno omonimo aveva questa passione con la Democrazia Cristiana, infatti a San Severo, che quindi ha poi trasmesso a mio padre. Io ho respirato politica fin da bambino, anche se diciamo forse anche un po' in controtendenza. Fino a 40 anni ho fatto solo l'avvocato e non ho fatto in alcuna maniera esperienza politica. Ho fatto l'avvocato lontano da casa. Dal 2000 sono in giro per l'Italia per questioni professionali, senza alcun contatto con politica, enti o istituzioni, ma diciamo avvocato d'impresa per lo più. Poi però la politica è qualcosa che tu respiri, che ti rimane dentro, ed è una passione che comunque ti porta a metterti in gioco, e ti metti in gioco ancor più quando hai la responsabilità di avere dei figli che crescono, e la preoccupazione di non essere in grado di creare una realtà attrattiva per loro. Quindi la sfida che con mia moglie 6 anni fa, quindi non tanto tempo fa, 6 anni fa abbiamo deciso di lanciare, era appunto quella di mettersi in gioco per provare a cambiare le cose con una prospettiva diversa, perché alla fine è vero che c'è una tradizione politica solida alle spalle, ma c'è anche una diversa indole, una diversa visione. Quindi chiaramente la radice popolare, la radice diciamo così, che fa della nostra famiglia fortemente radicata in quella che è la dottrina sociale della Chiesa e quant'altro, rimane forte, ma l'approccio è totalmente nuovo, inedito, innovativo, inedito, e questo è testimoniato anche dall'esperienza fatta non più tardi dell'anno scorso nella mia città, dove appunto con una iniziativa forse inedita, che ha incuriosito anche i più, abbiamo costruito una alleanza che ha provato a guardare le persone prima che le etichette, mettendo insieme quello che sembrava non potesse essere accomunato per una visione comune, per un bene comune che è tanto predicato ma spesso poco praticato, e quindi andare a scegliere le esperienze, le realtà più virtuose, più prospettiche, anche più omogenee, al di là delle etichette. Dicevamo prima nella chiacchierata informale, siamo stanchi di avere Guelfi e Ghibellini o Juventini e anti-Juventini, siamo stanchi delle solite etichette, centrodestra, centrosinistra, io sono di sopra, io sono di sotto. Guardiamo un po' quello che può essere la sfida vera, quella di mettersi al servizio di una comunità sulla base di idee e di progetti, al di fuori di logiche vecchie. Quindi in questo c'è il progetto nuovo di quella che è la mia azione politica, che è ben radicata in valori e principi che sono quelli che accomunano un po' tutta la nostra nazione, ma che guarda con una prospettiva originale a soluzioni che devono risolvere i problemi delle persone, che sono tanti e che spesso vengono accantonati appunto da quelli che fanno politica guardandosi l'ombelico e si appassionano a questo piuttosto che a quello. La scelta di fare politica e di scegliere Michele Emiliano un po' nasce anche da questa considerazione. Faccio una battuta, poi ti lascio le tue domande, però tra una persona che rispetto a una chiamata a ricoprire un incarico prestigioso, un incarico di potere assoluto, quale quello di gestire le infrastrutture in Italia, e voi a Manfredonia avete il porto, autostrade, cioè sapete benissimo
di cosa stiamo parlando, quindi un potere enorme. E Michele risponde: no, io ho una sposa che mi aspetta all'altare, non posso farla aspettare, la Puglia mi aspetta, io sogno questo. Quindi un atto di amore che antepone quella che è un'ambizione che qualsiasi politico forse ha, quella di confrontarsi su uno scenario nazionale, rispetto invece a quello che fa l'altra parte politica in questo momento, che invece i problemi di Roma li porta e li risolve in questo territorio, forse occupandosi poco dei problemi della gente, dei problemi delle speranze, delle risorse di questa comunità, per risolvere questioni romane o questioni milanesi sulla testa e sulla terra dei pugliesi. Questo diverso approccio, diciamo che testimonia la differenza tra chi fa politica per servizio e antepone anche le ambizioni personali a quello che è la cosa giusta da fare, quella che è la cosa giusta da fare, ad altre esperienze che invece si appassionano di più a poltrone, a alchimie, a costruzioni e ricostruzioni, piuttosto che cercare di fornire un progetto politico che ancora oggi io onestamente non vedo. E questo è un danno, perché noi speriamo non che questo mese riusciamo a parlare in contraddittorio, ma anche trovando dei punti di unione, perché su alcuni temi la visione non può che essere congiunta, ma se non abbiamo un interlocutore su cui, con cui confrontarci nel merito dei problemi, è una debolezza ed è un danno anche per noi. Cioè, veramente noi auspichiamo che finalmente questa vicenda di diatriba interna venga a terminare, così che si possa provare in questo mese a confrontarsi serenamente su quelli che possono essere gli scenari che possiamo avere noi come visione, perché chiaramente poi la politica è anche una visione di un progetto di regione o un progetto di territorio. Se io ho un progetto che può essere migliorato dalla critica, perché mai spaventarsi delle critiche se non sono strumentali ma sono costruttive, quindi anche la critica è un grimaldello per scardinare degli equilibri e migliorare le cose. Quindi noi auspichiamo di poter fare finalmente un confronto elettorale sereno sui temi veri che questa regione e questa provincia aspetta. In tutta quest'ottica nasce l'idea di fare un progetto che nasca dal basso, con le sagre del programma, che cercano appunto di coinvolgere le persone vere, le associazioni, ma anche i singoli cittadini, rispetto a quello che secondo loro può essere l'emergenza. Chiaramente le macro emergenze le conosciamo tutti, il lavoro è il dramma principale, specie quello giovanile, con cui bisogna confrontarsi e su cui bisogna ragionare, ma non è solo quello che la gente ci chiede tante altre cose, trasparenza, ci chiede di tagliare costi inutili, di riorganizzare la sanità, di dare servizi migliori, ci chiede di migliorare quello che è l'esistente, e per fare questo ci vuole un grande senso di responsabilità, anche un pizzico di incoscienza, perché veramente il compito che ci attende è veramente arduo. Perfetto, avete un po' capito, anche individuato la personalità di Gigi D'Amone, esperienze, come ha ricordato prima, sottolineo quella di Francesco Miglio, che ha un po' scombussolato anche i piani di una nuova concezione di fare politica. Sappiamo adesso è sia presidente della provincia di Foggia e sia primo cittadino della città di San Severo, per poi arrivare a Michele Migliano, una nuova concezione di politica dal basso che raccontiamo e vi stiamo narrando da quasi un anno, da quando è partita questa lunga campagna elettorale. Sul piano di questo confronto, che potrebbe essere una soluzione anche a delle problematiche molto ampie, cominciamo dalla concezione anche di quello che sono stati questi 10 lunghi anni di governo di Nichi Vendola, le cosiddette buone prassi di politica. Alcune cose sicuramente potrebbero essere riproposte, mentre ci sono criticità ancora sul piano, a cominciare dalla sanità, a cominciare dai trasporti e dalle infrastrutture. Beh, è chiaro che praticamente, siccome tu hai citato giustamente l'esperienza di San Severo con Francesco Miglio, che fa il presidente della provincia, voglio ricordare che anche Michele Emiliano fa l'assessore nella piccola città di San Severo. Sì. E secondo me... Assessore alla legalità, fatto... e dopo ci torneremo su questo tema. Sì, ci torniamo sicuramente, ma voglio dire, fa l'assessore a San Severo
perché a mio avviso, da persona lungimirante, quale ha scelto una città in cui appunto c'era un piccolo laboratorio che costruiva qualcosa di inclusivo, che andava appunto oltre le singole appartenenze e consentiva anche al PD di guardare oltre quelle che erano i confini ormai stabiliti di strutture e metastrutture ormai, secondo me, superate. Questo consente a noi di poter lanciare una sfida che nasce da un sogno. La sfida è che mai, secondo me, negli ultimi anni, speriamo di essere poi smentiti in futuro, difficilmente anche in futuro, qualcuno parte comunque con un incarico istituzionale dalla provincia di Foggia per fare il presidente di Regione Puglia. Tutti sapete l'importanza che Regione Puglia, quindi le regioni in generale, hanno nella vita di tutti i cittadini, delle istituzioni territoriali e quant'altro. La sfida di mandare un rappresentante, un assessore di San Severo, tra un mese a fare il presidente di Regione Puglia non può passare inosservato. E non può passare inosservato, specie rispetto a quelle che sono state le esperienze di Regione Puglia degli ultimi 20 anni, dove la provincia di Foggia è stata marginalizzata sotto due aspetti sostanziali. È stata marginalizzata perché chiaramente il presidente Fitto aveva, diciamo, nei nostri confronti una marginalizzazione geografica, perché chiaramente e legittimamente, essendo portatore di interessi, ha preferito il suo Salento rispetto al Gargano, anche se noi garganici e noi della provincia di Foggia un po' di mia colpa dobbiamo farlo, perché un po' di soldi sono arrivati anche qui e forse non li abbiamo saputi mettere a frutto come hanno fatto invece i salentini, che hanno creato un marchio come terra di accoglienza che noi dobbiamo provare a copiare e migliorare. E poi l'esperienza di Nichi Vendola, che nei confronti di questo territorio aveva una marginalizzazione forse di tipo culturale, perché ha avuto qualche uscita infelice rispetto ad alcuni pregiudizi o preconcetti che poi ha onestamente corretto in corso d'opera, tanto vero, mi piace dirlo spesso, che all'ultima fiera del Levante ha cominciato e concluso sul Gargano tessendo le lodi di questo territorio, di questa provincia. Però gli anni precedenti non possono essere dimenticati. Certo, l'esperienza Vendola complessivamente è positiva, perché ci consegna una Puglia che onestamente anche a livello nazionale ed internazionale è vista come una terra bella, accogliente, feconda, ricca di prospettive e ricca di speranze. I matrimoni da tutto il mondo, piuttosto che i prodotti agricoli che vengono chiaramente la cultura, i film, la cultura, braccialetti rossi, Apulia, cioè tante cose positive. Tanti problemi sono ancora sul tappeto, ma è inutile illudersi, i problemi ci sono, perché la vita è complicata, è complessa, e le due cose che hai detto tu sono forse le due, insieme all'agricoltura, le due o tre sfide principali. Quindi diciamo che continuando la sfida su cultura, arte, turismo destagionalizzato, che vanno migliorate e vanno appunto coltivate, la sfida dell'infrastrutturazione con porti, e qui il porto diciamo che è un gioiello ancora non messo a frutto per quelle che sono le sue enormi potenzialità, perché alla fine tutti quanti mi dicono l'unico porto di Puglia vero insieme a Taranto e Manfredonia. Questo è anche uno sbocco geograficamente parlando, la porta del Gargano. E questo la dice lunga, ma proprio come conformazione, mi hanno spiegato. Quindi le infrastrutture con l'alta capacità, con il raddoppio della 16, con l'aeroporto che deve essere volano di sviluppo turistico senza se e senza ma, quindi trasporti e infrastrutture, la banda larga, infrastrutture anche non soltanto materiali ma anche immateriali, sono una sfida da raccogliere e da vincere senza alcun dubbio. E questo con un ministro che comunque è di riferimento, con un presidente di regione, con un presidente di provincia che fanno parte di una filiera virtuosa, è una sfida che questo territorio può certamente raccogliere positivamente. Mentre per quanto riguarda la sanità, come si ridà la sanità? Sì, la sanità e l'agricoltura sono gli altri due filoni, nonché i distretti industriali, specialmente quello aerospaziale, che è un pallino che ho, perché questa provincia non può essere sanzionata rispetto alle altre, dove intorno a stabilimenti
tecnologicamente avanzatissimi, non sono riusciti a costruire un indotto. Noi dobbiamo anche lì essere capaci di incidere su questa realtà negativa. La sanità, Michele, tutti sapete, avete letto anche le polemiche, intende tenere per sé questa delega, perché poi alla fine l'assessore alla sanità o il presidente di regione deve avere una visione politica e quindi chiaramente non deve essere il burocrate o gestire la sanità in maniera specifica, deve avere una visione che dicevamo prima, Michele probabilmente ce l'ha, e intende mettersi in ascolto di saggi, esperti e realtà virtuose che i nostri territori hanno per farsi un'idea e per poi incidere in profondità quella che è la spesa principale della Regione Puglia. E quindi una delega che lui intende tenere, creando sui sei territori, che poi è anche l'idea di fare, diciamo, consigli regionali nelle varie province, proprio per rovesciare la piramide, non più la piramide dove all'apice c'è chi comanda e la base sta sotto, ma la base è sopra e chi comanda deve reggerne il peso, un po' come un novello Atlante. E quindi praticamente sulla sanità è una sfida che il Presidente intende prendere di petto in prima persona, e siccome diciamo che è un uomo dalle spalle enormi, io credo che abbia la capacità e la forza di capire bene dove sono i problemi, incidere sui problemi, e non dico risolvere perché poi la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma migliorare l'efficienza dei servizi, abbattere i costi, anche per liberare risorse rispetto a una società che sta cambiando sotto i nostri occhi. Quindi chiaramente diciamo riconvertire molte strutture che probabilmente non sono più adeguate a quelle che sono le esigenze della comunità e del territorio. L'agricoltura deve essere chiaramente modernizzata, ma anche qui molto è stato fatto. Dobbiamo raccogliere l'esperienza di alcune industrie che sono sorte, che stanno nascendo, mettere in rete quelle che sono le nostre ricchezze agricole, vinicole, oleari e non solo, per poter essere capaci di utilizzare il marchio di qui sopra, quindi di terre di Puglia, terre di eccellenza, terre feconde, terre di accoglienza, terre di legalità, perché quello è un altro aspetto che poi immagino che arriveremo a toccare, e poter fare di tutto questo un valore aggiunto rispetto ai prodotti agricoli che sono già eccezionali in sé. Quindi il nostro olio, che certamente nulla ha a che invidiare a altri prodotti di altre regioni che paghiamo di più, anche che con una qualità, con una qualità inferiore, che probabilmente vengono anche dalle terre di Puglia, ma vengono utilizzati e diciamo così commercializzati da altri territori. Dobbiamo essere capaci di avere soluzioni originali, perché, e torniamo al dramma del lavoro, non è più pensabile avere il posto fisso, il posto dello Stato, la spesa pubblica, quella è un'epoca morta. Se non riusciamo a capire che dobbiamo costruire ricchezza vera, non riusciamo a creare occupazione. E la ricchezza vera si crea producendo con le industrie, producendo con l'agricoltura, producendo servizi di eccellenza, e quindi andando ad investire sui nostri giovani e sui nostri figli, che è il vero motivo per cui uno poi si impegna in politica, secondo me. Damone, io mi collego a quello che ha appena detto, perché sicuramente la questione principale sono gli strumenti che un'amministrazione regionale potrebbe dare agli interlocutori anche economici, l'industria, l'impresa, anche specialmente di questo territorio. Attualmente quali sono gli strumenti, gli indirizzi anche programmatici di sviluppo economico che dovrebbe dare la Regione Puglia agli imprenditori e agli interlocutori di questo territorio? Concentriamoci sulla capitanata. Già la capitanata è variegata abbastanza, è estesa abbastanza e raccoglie esperienze, culture, dialetti, aree geografiche, diciamo, completamente diverse. Se pensi al Subappennino o Monti Dauni, come vogliono essere chiamati ora, al Gargano piuttosto che Ortanova e Cerignola rispetto a quella che è Lucera, sono realtà completamente diverse, tutte bellissime, tutte ricche di tesori e di prospettive, ma chiaramente differenti.
La cosa da fare principalmente è quella di continuare le buone pratiche che pure sono state messe in campo per intercettare il più possibile le misure che la Comunità Europea metterà in campo. Ma l'altra cosa da fare, secondo me, che è altrettanto essenziale, è quella di continuare nella sfida di mettersi in ascolto dei territori. La dico meglio, inutile aspettare che qualcun altro dall'alto decida per noi quali sono le cose da fare. Noi dovremmo cercare di avere la capacità di imporre le scelte per il nostro territorio rispetto alle nostre caratteristiche. Faccio un esempio di un altro campo, ma che però penso che calzi bene e che sia facilmente comprensibile. Non è possibile che chi vede l'Europa dalla Scandinavia alla Sicilia possa decidere che dobbiamo spendere un certo numero di miliardi per fare delle piste ciclabili anche in territori in cui non sono necessari. E che tutti i comuni, per intercettare quei soldi e pur di spendere quei soldi, mettono in campo progettualità per fare opere inutili. Dobbiamo avere la capacità di avere innanzitutto un'idea chiara di quali sono gli ambiti di sviluppo in cui vogliamo competere. E su questo diciamo che l'aerospazio, piuttosto che la trasformazione, piuttosto che anche molte nicchie di tecnologia e nanotecnologia che abbiamo, vanno valorizzate e vanno chiaramente messe in rete e potenziate. Dobbiamo avere la capacità di fare rete rispetto a quella che è un'Europa che sentiamo lontana, che invece incide in maniera prepotente su ogni giorno della nostra vita, per dire: guardate, dobbiamo capire che l'emergenza degli ulivi del Salento non è soltanto un'emergenza agricola, è un'emergenza culturale, un'emergenza sociale. Cioè, pensare il Salento senza quel identità, contesto, diciamo, senza, sì, più un'identità, senza quel contesto, significa che uno non capisce qual è il valore di un territorio. Allora dobbiamo essere capaci di trovare le leve giuste per portare la nostra voce lì dove si decide. Cioè, la sfida è contribuire a scrivere le misure, non sopportarle e governarle. È una sfida epocale, perché noi già a malapena riusciamo a intercettare le linee che altri ci dettano. La sfida epocale che vogliamo lanciare è quella di contribuire a scriverle, e per contribuirle a scrivere dobbiamo essere capaci, uno, di essere competenti, due, di essere credibili, tre, di essere ascoltati. E soltanto facendo massa critica riusciamo a fare queste cose. È chiaro che in un'epoca in cui le risorse sono limitate abbiamo l'obbligo di scegliere, ma la politica questo chiede di operare delle scelte. È chiaro che se io decido di spendere 100.000 euro per un asilo nido non costruirò la pista di pattinaggio, ma io ho la responsabilità di capire l'utilità marginale maggiore di quella spesa. Quindi questo deve fare la politica rispetto a questo tema. Ma non solo la politica, dobbiamo farlo tutti, perché se aspettiamo che sia qualcun altro a risolverci il problema, non abbiamo capito il momento storico che viviamo. Non possiamo più aspettare il posto di lavoro elargito. Dobbiamo provare a capire quali sono le ricchezze che il mondo ci chiede e provare a metterle in campo. Faccio un altro esempio banale. Con il sottosegretario D'Onghia, che mi onora della sua amicizia, spesso giriamo anche per gli istituti scolastici, siamo andati al liceo linguistico. Allora, Angela D'Onghia, che prima di essere sottosegretario all'istruzione è titolare di un'azienda che lavora in tutto il mondo, ha fatto una domanda banale: scusate, che lingue studiate in questa scuola? Secondo te cosa hanno risposto? La preside che ci ha risposto? Dimmi tre lingue: inglese, francese e tedesco. E Angela giustamente ha detto: ma scusate, perché non fate arabo, russo e cinese, che sono i mercati in cui noi siamo in questo momento più forti? Perché non date questi strumenti? E la preside, che è persona lungimirante, ha fatto partire un corso in questa lingua. Cioè, voglio dire, se non siamo noi cominciare a prendere in mano il futuro, e la speranza, dobbiamo essere noi a metterci in gioco. Non possiamo aspettare che sia la politica. Andate tutti a votare e votate per chi volete, anche non per il sottoscritto, ma votate, scegliete, non lasciate che altri scelgano per voi il vostro futuro, per quell'esercizio di democrazia. C'è gente che è morta, c'è gente che ancora oggi nel mondo non riesce a esercitare questo diritto di scegliere i propri rappresentanti che orienteranno il futuro delle loro nazioni. Quindi andate a votare. Io so che
ci sarà un astensionismo enorme, perché la gente è stanca, è disillusa, è afflitta, è oppressa. Però se non invertiamo la rotta, se non ci rendiamo conto che comunque la politica entra quotidianamente nella nostra vita, e quindi chi fa politica e chi fa le scelte deve avere credibilità, onestà e visione, capacità, non andiamo da nessuna parte. Andate tutti a votare, votate chi volete, ma esercitate questo che è un diritto, ma è anche, come tutti voi sapete, è un dovere, ma è un dovere per davvero. Cioè, fermatevi un minuto a riflettere e poi date una preferenza a chi volete, ma datela. Damone, in conclusione, politicamente parlando, so che questi temi non le piacciono molto, però si sa, in questa campagna elettorale i temi sono andati un po' indietro. Ci davamo del tubero. Mentre il gossip ha preso un po' piede. E di chi ha paura nella vostra lista? Di Gioia o l'entrato appena Clemente o di Santarelli del Partito Democratico? Di chi ha paura Gigi D'Amore? Io non ho paura di nessuno, anzi sono contento che la lista sia forte, variegata, e siccome credo nella democrazia, chi prenderà un voto più degli altri sarà consigliere regionale e gli altri faranno comunque la loro parte, perché non è che chi diventa consigliere regionale vale e gli altri non valgono nulla. Sconfessa la paura, ad esempio, di Santarelli all'interno della lista del Partito Democratico. Perché deve avere paura di Santarelli? Cioè, voglio dire, questo era emerso. Senti, allora, io credo, ma lo credo fortemente, che la mia breve esperienza politica testimoni il fatto che, probabilmente anche perché sono forte di una professione che mi consente di essere anche abbastanza libero, io il 31 maggio, se non vengo eletto consigliere regionale, continua la sua... faccio l'avvocato con la massima tranquillità, il padre, il marito. E devo dire che mi piace molto, anche se devo dire anche, cacofonico ma lo lasciamo, che la politica comunque ti dà un arricchimento umano enorme. Conoscere te oggi o conoscere alcuni territori, alcuni borghi che non avevo mai scoperto nella mia vita, comunque ti dà entusiasmo, ti arricchisce a prescindere. La mia testimonianza politica dell'ultimo anno, se io avessi fatto la cosa conveniente, non la cosa giusta, ma secondo te avremmo vinto a San Severo? O Miglio avrebbe sconfitto l'avversario che era dato per vincente, ma a mani basse da tutti? Io non mi conveniva piuttosto che portare un giovane amico quarantenne fuori dal PD e fuori da Forza Italia, fare l'accordo con i maggiorenti della città di San Severo, che secondo te volevano un accordo con me o non lo volevano? Però siccome io ho la sana follia di fare la cosa che ritengo giusta, poi posso anche sbagliare, faccio quello che ritengo sia la cosa migliore nel momento in cui prendo la decisione. E ti devo dire, poi faccio un esame successivo con la massima serenità per imparare dai miei errori, ma senza alcun rimpianto, perché quando opero una scelta, la opero nel contesto e nel momento in cui la faccio. Aver paura di Santarelli, per uno che ti posso garantire ha auspicato l'ingresso di Sergio Clemente in lista, ora senza voler pesare elettoralmente Michele Santarelli e Sergio Clemente, sappiamo che lei ha la consapevolezza dei suoi voti, delle sue preferenze, delle progettualità. Io ho l'orgoglio di aver fatto conoscere Pippo a Newsday a Michele Emiliano, che ne ha apprezzato le capacità e, diciamo, su mio grande auspicio lo ha inserito in lista. Pippo è un competitore di grandissimo livello elettorale, professionale, culturale e quant'altro. Ne ho paura? No. Anzi, ho auspicato che entrasse a far parte di un progetto, perché il mondo non finisce il 31 maggio. Chi sarà consigliere regionale di questo bel gruppo di, diciamo, giovani, perché insomma qua i giovani fino a 50 anni siamo giovani, anche se non lo siamo per l'anagrafe, perché poi la politica ha strane regole, però diciamo un gruppo di persone che sono di una generazione intermedia, che comunque hanno un progetto politico, credono in una visione che Michele Emiliano ha condiviso con noi e stanno andando avanti. Per cui io auguro a Michele Santarelli, piuttosto che a Pippo Agnosdei, non lo so, Clemente, Leo Di Gioia, a tutti una buona campagna elettorale. Chi avrà un voto in più degli altri farà il consigliere regionale. Gli altri comunque avranno
raccolto dei consensi e dovranno portare gli interessi legittimi dei propri territori rispetto a una persona che ho imparato a conoscere e apprezzare lavorandoci quotidianamente, che è il futuro presidente di Regione Puglia, e non sono superstizioso, quindi lo dico tranquillamente, avranno la responsabilità di portare gli interessi dei propri territori, e sicuramente Michele non lascerà indietro nessuno, perché ha avuto, per tornare alla provincia di Foggia, e poi penso che chiudiamo, la possibilità di conoscere queste comunità, conoscere questi territori, apprezzarne le ricchezze, le potenzialità inespresse, che sono tante, e ha, diciamo, anche il fisico del ruolo per poter fare di questa terra non più la terz'ultima provincia della graduatoria italiana, della qualità della vita del Sole 24 Ore, ma portarla almeno in zona Europa League, non dico in Champions o nello Scudetto, perché ci sono regioni che sono anni luce avanti a noi, però il ruolo che abbiamo e la prospettiva che abbiamo è terribile, perché le aspettative sono tante, il problema del lavoro c'è, il problema della sanità c'è, il problema delle risorse limitate ci sono, però fare peggio di così veramente è complicato, cioè abbiamo due province dietro a noi e oltre 100 davanti. Dobbiamo. Cominciamo a scalare questa classifica, ma facendolo insieme, non delegando alla politica o al capro espiatorio alcunché. Prendiamo tutti quanti noi la nostra responsabilità sulle nostre spalle e andiamo avanti. Perfetto, queste sono le progettualità, anche un nuovo modo che vi ha raccontato questa sera Gigi Damone, una nuova concezione di politica che entrerà, speriamo dalla sua parte, nel Consiglio regionale il 31 maggio con la prima lista di Michele Emiliano, Emiliano Sindaco di Puglia, cioè Gigi Damone. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te. Noi ci rivediamo come sempre domani sera 20:30 con altri scenari, nuovi protagonisti della scena politica che si confronteranno in queste tornate, quella amministrativa e quella regionale. Buona serata.